castello che ha la sua propria cinta, una fortezza dentro la fortezza, se volete, e la chiesa, la basilica San Nazario eccelso. E questa città è ancora abitata. Quanti abitanti abbiamo, secondo voi, dentro la cittadella? 34. 34? Sì. 49 persone. Ah, nel 1960 dentro c'è... Ah. No, scherzo. Il castello è come una grande casa con solamente un piano all'inizio, poi è stato sottolineato. Al primo piano erano i quartieri sotto le cosce, poi all'angolo dritto c'è il vasco dove c'era il tesoro della famiglia e poi c'è una grande costruzione per i soldati. E basta, il castello è piccolino. E la cittadella, ah sì, devo dire che non ci sono più mobili dentro, hanno fatto solo una libreria, sono pietre e un piccolino filo. E basta, quando si paga al castello non è per il castello, non c'è più niente per salire su. Con questo tempo tu vale la pena di pagare tanto. Dunque, la gita del castello, vediamo, si chiama la camicia del castello, la camicia che è fatta oggi, come un vestito. E sopra vedete questi balconi di legno? Sì. E per la difesa, sono delle piombatoie. Allora le piombatoie come la caditoia, siete passati sotto due caditoie alla porta d'Arbonese. Non lo so se l'avete visto, sotto la porta, sopra voi, ci sono due buchi, ma sono le caditoie, era per buttare giù tante cose per fermare gli attaccanti. La prima protezione per la porta, sopra la porta, e dunque hanno cambiato la strada che vedete, e la torre di guardia è la più alta della cittadella, fa 30 metri di altezza, 28 esattamente. E c'è una leggenda con questa torre di guardia, sì, devo dire che quando siamo sopra, ma quando fa bello, si può vedere a 20 km tutto intorno alla cittadella, così dentro avevano 3 giorni per prepararsi alla difesa, 3 giorni per fare 20 km, ma non dovete dimenticare che erano a piedi, c'erano pochi cavalieri, solo i nobili erano cavalieri, la spada, l'armatura, il cavallo costavano, erano a piedi, trasportare tutte le macchine di guerra, che erano più che pesanti, poi preparare l'accampamento davanti, preparare tutte le palle di pietra che erano già pronte per il castello, questo prendeva tempo, dentro il castello avevano 3 giorni loro per prepararsi, era veramente importante per la difesa e c'è una leggenda con questa torre, non lo so se l'avete visto ma stamattina quando si... soldati nel sud e questi soldati sono andati prima di tutto a Béziers, ma dovete passare vicino a Béziers per ritornare dall'autostrada. Béziers era anche la città dei Trencavel, aveva Carcassonne, Albi, Nîmes, Agde, Béziers, Lorazès, tutta la zona sotto Carcassonne, era una grande famiglia questa famiglia Trencavel e a Béziers i soldati dal nord sono entrati direttamente dentro la città. Ma come fate a riconoscere i catari dei cattolici? Sappiamo che c'è un po' di catari dentro, meno che nel centro, il capo religioso ha trovato il legato del Papa, ha trovato la soluzione, ha detto ai soldati, ammazzate tutti e Dio riconosce la soluzione. Hanno massacrato tutta la popolazione, 6.000 persone, per meno di 300 catari di tutti, le donne, i bambini sono stati massacrati nella chiesa e anche i testi. Allora, qui la chiesa è la Basilica San Nazario eccelso, che prima era la cattedrale. Conoscete la differenza tra una chiesa e una cattedrale? No? No? Ma è solo un titolo. Allora, conoscete adesso la differenza tra una chiesa e una basilica? No. Io.
Milano, donc sono a Milano, qui è solo un titolo di basilica perché prima era una cattedrale, hanno voluto dare un titolo. Quindi nella cattedrale c'è il vescovo, nella basilica c'è il vescovo. Piccoline finestre, l'acqua di contesto, il romanico è buio e sobrio, abbiamo poche indicazioni date dalle 11. Storia, un passaggio della Bibbia. Le vetrate erano veramente importanti per la gente perché non sapevano leggere, la messa era in latino, avevano bisogno delle vetrate, sculture, pitture anche per conoscere la Bibbia. Era la Bibbia dei poveri, si chiama anche così la vetrata, la Bibbia dei poveri. E la vetrata centrale parla della vita di Gesù. Sapete leggere una vetrata medievale? No? Siamo molto ignoranti. No, non sappiamo leggere. Non abbiamo mai. Dobbiamo iniziare, c'è il simbolo, sempre dal basso verso l'alto, il simbolo della terra verso il cielo, per andare più vicino a Dio così. E però vedete che ci sono due colori, allora dovete iniziare sotto, ma alla vostra sinistra, andare alla destra, ritornare alla sinistra, destra, e saliamo in zigzag. Per esempio, la vetrata centrale è la vita di Gesù, la prima immagine sotto alla vostra sinistra è l'Annunciazione. La prima, ma della destra, cosa ha nelle mani? La chiave, la chiave. E allora chi è? San Pietro. E sulla destra, si vede meglio, è una spada, è San Paolo. Il rosolino di San Pietro e San Paolo non può girare. Ci abbiamo dimenticato tutto noi, perché non abbiamo anche bisogno di saperlo. Anche. Ci sono tanti simboli.